credo di poter dire, senza correre il rischio di esagerare, che questo fine settimana e questa festa di San Gennaro credo siano la più bella e grande festa che il Comune abbia mai organizzato per San Gennaro. Un calendario ricco di appuntamenti per il lungo fine settimana che culminerà con la giornata dedicata a San Gennaro. Teatro, musica, fotografia, sfilate in costume per 5 giorni di iniziative che incrociano la programmazione di Imago Mundi. E la sera del 19 settembre una grande festa in Piazza Mercato con la musica di Sud 58 e i comici di Made in Sud. Siamo felicissimi, emozionati e onorati. Il 19 settembre a Piazza Mercato per noi è un traguardo, una gioia, insomma, è festeggiare il santo patrono con la nostra musica, ma che vuoi di più? Noi vi facciamo ascoltare il nostro disco Una Fantastica Idea, che poi dà il nome alla manifestazione, quindi dobbiamo tanto divertirci. Fra gli ospiti Valerio Iovine e Frank Carpentieri, Paolo Caiazzo, Mino Abbacuccio, Gino Fastidio e Rosaria Miele. L'evento, diretto da Vincenzo Pirozzi, sarà condotto da Maria Bolignano, Francesco Mastandrea e Lello Arena. Da napoletani, buon napoletani, di una trasmissione che è nata e cresciuta a Napoli, e non potevamo non festeggiare San Gennaro a Napoli, quindi è tutto normale. Che spettacolo sarà? Quali saranno i personaggi che porterete in scena? Allora, sarà tra musica, cabaret e striptease. Naturalmente io farò la parte dello striptease. Paolo, lo strip non c'è. Allora io non ci sono. Chi ti venga mi spoggio. Cosa significa per un napoletano festeggiare San Gennaro? Significa festeggiare un qualcosa che il napoletano sente dentro, quindi è come una festa in famiglia, quindi Napoli si riunisce per fare una festa in famiglia. E ritorniamo a festeggiarla a Piazza Mercato, quindi sarà un bel ritorno. Ci aspettiamo tanta gente, che è un bel incontro, no? Ci saranno i Sud 58 a fare il concerto e noi a fare degli interventi e degli intermezzi comici. Lo strip non lo faccio, ve lo risparmio, non vi preoccupate. Ci sarà... Damone, a chi non crede nel miracolo di San Gennaro, cosa direbbe? Se non ci crede, allora è agapato che non è buono. Il concerto è organizzato dal Comune di Napoli in collaborazione con Tunnel Produzioni. Abbiamo veramente un programma ricchissimo, tanti artisti, tante occasioni di incontro, tanti protagonisti di valore internazionale. E poi abbiamo veramente questa fantastica idea di legare la festa del Santo a tutto ciò che in particolare in questo momento attrae, coinvolge, appassiona i giovani di questa città. E quindi questo legame tra la tradizione e ciò che si muove e fermenta lo trovo bellissimo, e sta avendo già solo l'annuncio di questa iniziativa un enorme successo su tutti i social media. Il calendario completo degli eventi su www.comune.napoli.it. Inno di più.